Cuore Giallo Blu, siamo al palazzetto di Ferentino, non è andata benissimo per la PMS Torino, nonostante la mia conoscenza diretta quasi ventennale, per la prima volta intervistiamo il team manager di Torino, Giuseppe Cortese. Sì, non è stato sicuramente, non abbiamo dato continuità alle vittorie che ci hanno portato a questa partita, abbiamo fatto fatica sicuramente a trovare continuità in attacco e dietro non abbiamo chiuso come avremmo dovuto. È sempre difficile parlare dopo una sconfitta, è molto più facile farlo dopo una bella vittoria, per questo ringraziamo Pippo della sua disponibilità. Riguardo alla partita, cosa possiamo dire Pippo? Siamo stati sempre sotto, nel senso che noi fino all'ultimo quarto abbiamo chiuso sotto una forbice di 8, 12, 6, non siamo mai riusciti a fare quel quid in più, forse rispetto alle belle tre vittorie consecutive è mancato un po' di fluidità in attacco. Anche se l'intensità difensiva in difesa devo dire che un pochino si è vista, sembra quasi ironico dopo una partita finita poi di 13, ma fino a pochi secondi dalla fine era ben più largo la distacco. Ma guarda, siamo rimasti sempre a contatto con loro nei primi tre quarti, avessimo perso di 20 non sarebbe stato vero comunque un divario del genere. Non abbiamo avuto le percentuali delle partite precedenti e questo hanno evidenziato sicuramente qualche difficoltà in più rispetto alle partite precedenti in cui non avevamo difeso benissimo, però eravamo riusciti comunque a vincere grazie a delle ottime percentuali in attacco. Io non so se sei d'accordo con me, ma è vero, le percentuali non sono state altissime, ma secondo me anche le scelte non proprio fluide oggi, tante volte abbiamo forse rinunciato a un tiro per prenderne uno forse peggiore della prima idea. Io devo dire che conosco bene Franco Gramenzi perché mi ha allenato per tanti anni e lui spesso e volentieri cambia difesa al momento in cui viene chiamato il gioco in attacco, passa dalla zona all'uomo e viceversa. Questo ci ha creato delle difficoltà. Io direi non buttiamo via tutto quello di buono che abbiamo fatto fino adesso, cerchiamo di capire cosa non è andato bene in questa partita. Purtroppo quando perdi facilmente sei attaccabile da tutti i punti di vista, però direi che noi stiamo cercando un'identità e in queste ultime partite l'avevamo pian piano l'avevamo trovata, quindi continuiamo a lavorare come stiamo facendo in vista poi dei playoff, voglio dire. Quindi. Allora io e Beppe con questo bel 15-13 sul groppone diciamo forza Torino, complimenti a Ferentino che ha vinto una partita, uscito fuori da una situazione difficile, erano molto motivati, noi ricominciamo dal recupero. Loro, così come aveva dichiarato il presidente in un'intervista che ha lasciato in settimana, aveva dichiarato che era l'ultima spiaggia per il loro allenatore, quindi complimenti a loro che hanno reagito bene. Noi cerchiamo di uscire da questa partita cercando di capire quali sono stati i nostri errori. Tutto qua. Non ne perdiamo più dai dopo questa. Lo diciamo così, mentre brucia. Assolutamente no. Grazie Pippo, ciao. Grazie a voi. Buon rientro. Grazie. Ciao.